Serie B-Win, tutti i colori della passione. La sedicesima giornata della Serie B-Win si chiude con lo scontro al vertice tra Novara e Regina in uno stadio Silvio Piola pressoché esaurito e ribollente di entusiasmo. La capolista vuole rispondere alle vittorie ottenute sabato da Siena e Atalanta. Per i calabresi è invece l'occasione per salire dal quarto al secondo posto in classifica. Azzori deve però rinunciare a Barilla, Zizzari e soprattutto al bomber Bonazzoli. In attacco Campagnacci e il francese Sì. Tessera in avanti si affida alla magica coppia Bertani-Gonzalez, già 20 gol in due. Novara in attacco con l'apertura di rigori per Marianini, il cross dell'ex empolese per Scavone che salta più alto di tutti e mette in gol al settimo minuto. Il Novara è già in vantaggio con la prima rete in carriera in Serie B-Win per Manuel Scavone, 23enne centrocampista bolzanino proveniente dal sud Tirol. Ancora la squadra di casa in avanti, ma in questa azione si fa male Costa, problemi muscolari alla coscia sinistra. Tegola per Azzori, dentro Cosenza in difesa Nicolas Viola, grande apertura per Rizzato, penetra in area, il suo sinistro però è centrale, bloccato da Samir Uicani. Una bella Regina che reagisce in maniera veemente. Viola dalla bandierina, Acerbi, colpo di testa quasi vincente, salva Gemiti sulla linea, Uicani battuto, Tessera un po' preoccupato, la risposta del Novara, Rigoni, il destro a mani aperte, Puggioni in calcio d'angolo, è veramente una bella partita alla Piola, 38esimo, Sia si libera, destro e Uicani rischia un clamoroso pasticcio, insiste la Regina, Campagnacci vede Rizzato, il sinistro strozzato, è però bravissimo Uicani a risolvere tutto, a mandare in calcio d'angolo, ora è forcing per gli Amaranto, ancora Uicani, grande colpo di testa di Acerbi e ancora miracolo del portiere albanese che qui si ripete sulla botta di Cosenza dalla grandissima distanza. In tre minuti la Regina ha costruito tre azioni limpide da gol, avrebbe meritato il pareggio. Comincia la ripresa, il calcio è crudele perché c'è questo cross di Gemiti e Bertani di testa manda in gol ancora il Novara. Undicesima segnatura in questa Serie B-Win per Cristian Bertani, punita la Regina, il Novara in vantaggio doppio, forse oltre i propri meriti. Bertani pochi minuti dopo si fa male, dovrà uscire, al posto suo entra Vendola, una tegola per Tesser, soprattutto in vista di Siena Novara di settimana prossima. La rovesciata di Campagnacci a lato, veramente di un non nulla, la Regina non ci sta a perdere, angolo da sinistra, salta più alto di tutti Cosenza, siamo all'82esimo, la Regina accorcia le distanze, secondo gol in questa Serie B-Win per l'ex avellinese Cosenza. Qui Uicani è disturbato nell'uscita da Marianini e Cosenza può riaprire il match, punizione da sinistra, Missiroli da solo, schiaccia malamente di testa, blocca Uicani, vicinissimo al pareggio il team di Azzori, 91esimo, Gonzalez in azione personale, Gonzalez in sinistro, grandissima rete di Pablo Andrés Gonzalez, la sua 11esima in questa Serie B-Win, raggiunto il gemello del gol Bertani, a meno 3 dal capocannoniere Succi, rivediamo il capolavoro di Gonzalez che chiude definitivamente il match. Finisce qui, Novara batte Regina 3-1, in classifica Novara 36, Siena 31 con una partita da recuperare, Atalanta 30, Regina quarto posto, 28 punti.